E veniamo al simbolo della confluenza. In questo caso a destra. Perché si chiama confluenza e non intersezione? Perché non è un'intersezione, nel senso che, come vedete, le strade praticamente costruiscono nel loro schema una Y rovesciata, l'angolo in cui la strada laterale, che si chiama confluenza, entra nella strada principale è un angolo acuto, quindi quando l'angolo con cui le strade si intersecano è un angolo vicino ai 90 gradi, si chiama intersezione. Se è un angolo molto acuto, si chiama confluenza. E la confluenza la troviamo solo sulle strade a carreggiate separate, tipo autostrade, strade urbane principali. La confluenza è molto pericolosa. Andiamo a vedere il segnale specifico, sempre segnale di prescrizione di precedenza, mi raccomando, triangolare, ma di prescrizione della precedenza. Allora, ovviamente noi abbiamo la precedenza perché siamo sulla strada principale e quelli che entrano nella nostra strada principale confluendo devono darci la precedenza. Si tratta, per esempio, di una confluenza tipo corsia di accelerazione che si per immettersi sull'autostrada. Quindi loro troveranno il segnale che tra poco vedremo dare la precedenza. Però attenzione, purtroppo queste confluenze sono collegate a delle rampe per cui provenendo da altre strade, chi deve entrare nella strada tipo autostrada percorre la rampa e la rampa raramente è a livello, cioè arriva scendendo dall'alto o salendo dal basso, perché le strade che si intersecano a diversi livelli hanno questo sistema di rampe con gli accessi a confluenza. Quindi noi che siamo sulla strada che ha la precedenza non possiamo tenere sotto controllo la corsia di accelerazione, perché quando siamo un po' avanti ormai la corsia di accelerazione resta dietro di noi e lo specchio laterale destro non è fatto per inquadrarla. Quindi diciamo che chi entra confluendo ha molta più visibilità di noi che circoliamo su questa, facciamo conto, autostrada. Il pericolo è maggiore per noi che abbiamo la precedenza. Quindi il codice della strada dice che se possiamo dobbiamo favorire l'immissione a destra, anche perché questi poveri diavoli stanno accelerando sulla cosiddetta accelerazione per acquistare velocità, per riuscire a entrare in parallelo sulla corsia di marcia normale dell'autostrada. Se noi li facciamo rallentare o fermarsi alla fine della cosiddetta accelerazione, questi fanno fatica a entrare. Allora, se possiamo, dobbiamo favorire questa immissione, oltretutto anche mettendoci al sicuro noi, e ci spostiamo sulla corsia immediatamente a sinistra, che è la nostra corsia di sorpasso, se possiamo, naturalmente, se non c'è nessuno che sta occupando la corsia di sorpasso, ovviamente, dipende dalla situazione del traffico. In questo modo ci salvaguardiamo e facciamo un favore a chi deve entrare, gli consentiamo di entrare senza doversi fermare. La stessa cosa vale per la confluenza sinistra, però tenete conto che le confluenze a sinistra sono molto rare. Di solito la confluenza a sinistra non è su un'autostrada, chiaramente, però ci sono dei casi in cui, per ragioni diciamo di raccordi, noi dalla strada principale proveniamo dalla destra e chi confluisce, naturalmente confluisce su una corsia
che sarà staccata dalla nostra da una striscia continua, cioè non è che confluiscono e possono attraversarci completamente la carreggiata. Quindi ci sarà una zona franca, diciamo così, di confluenza delimitata da una striscia continua prima che possano immettersi direttamente. Stesse precauzioni, anche se abbiamo la precedenza.